Funziona. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Io sono arrivato un po' dopo perché da Lamezia qui c'erano tanti autisti della domenica, si dice, no? Però mi sono saltato però il primo gruppo di lavoro, allora mi mancano gli appunti. Che vi posso dire? Se devo presentarmi anch'io, io non vi dirò che sono stato obiettore di coscienza, perché io sono nato appena dopo la guerra, la seconda guerra mondiale. Io ho 1000 anni, se non si è capito. Allora, come sono nato, i miei genitori parlavano sempre della guerra appena finita. Che ci posso fare io? E poi, quando sono nato, non c'erano le scuole medie. Perciò ho fatto le elementari e basta. E vi dirò che in seconda elementare, mi ricordo, perché stamattina alla radio ne hanno accennato, che sono 70 anni che Trieste è andata e tornata italiana, e a scuola ci hanno fatto fare la vacanza, però il giorno dopo ci hanno spiegato tutto perché abbiamo fatto la vacanza. E perciò i tempi erano quelli là. Capirete che poi dopo la quinta elementare sono andato in fabbrica, perché non c'erano le medie. Dopo i 23 anni, compreso il militare, no? Però in due abbiamo riconsegnato il congedo, con scritto no, chiamateci più che non veniamo più, no? Perché eravamo in un gruppo che lavorava con gli americani, no? E abbiamo visto, Madonna che robe, e c'erano anche gli ebrei, c'erano dei casini, insomma. Però diciamo, noi analfabeti capivamo alcune cose, e le cose che avevamo imparato erano dalle canzoni, no? Anche quelle citate. Però io questo tema della guerra l'avevo imparato da piccolo, perché imparando la chitarra, che era per l'accompagnamento, perciò era per le canzoni, c'era una canzone in romanesco, Ninna Nanna, vi invito a sentirla, adesso gira un vecchio LP, però è diventato anche CD, di un gruppo lombardo, io sono di Brescia, che si chiamavano i Gufi. La Ninna Nanna di Trilussa, sentitela, perché è ancora troppo vera. Però c'ha l'aspetto solo della guerra, non parla della pace. E perciò anche durante il servizio militare, eccetera, eccetera, però c'era in ballo che la cultura nostra veniva dalle canzoni, dalle canzonette, tra cui anche chi aveva citato prima La guerra di Piero. De André. La guerra di Piero di De André, no, dico. No, perché io l'ho utilizzata insegnando all'Unical, è un anno che non insegno più. Perché dopo un po' di scuola l'ho fatta, allora, sia per me sia anche in giro, e utilizzavo la guerra di Piero in più parti per l'aspetto etico del lavoro sociale, no? Quel te ne vai triste come chi deve, che non si può fare il prete, il papà, la mamma, l'innamorato, l'innamorata, l'amico, che fai, no? Se te ne vai triste in questa vita. E poi c'era anche quell'altro aspetto, che chi spara per primo o chi non spara, cioè gli aspetti etici, che quelli me li afferravo già dalle poesie da piccolino, da Cavallina Storna in poi, no? Voi capite che la nostra cultura era quella lì, e perciò io ho fatto la fabbrica tutto il periodo in cui poi è uscito anche lo statuto dei lavoratori. Cioè, la fabbrica l'ho fatta prima, e gli obiettivi erano non solo della busta paga,
ma legati alla busta paga, pagare le tasse e avere, se ti facevi male, se diventavi vecchio, se facevi un bambino, se, ecco, le fabbriche del bresciano, capite? E c'erano anche nel bresciano, e ci sono tuttora quelle che costruiscono le armi. Ecco, perciò dopo, questi argomenti mi sono venuti dopo, no? Però ecco, le canzoni mi stavano dentro, perché essendo analfabeta capisco gli analfabeti, e perciò l'attività che ho fatto in Calabria è la gente della strada, la gente in sedia a rotelle che non andava a scuola, chi usciva dal carcere, cioè io capisco quando qualcuno capisce, cioè, perché è capitato a me. Cioè, un aspetto che poi ho capito che si chiama pedagogico, ma su di me, no? E su quelli che non sanno le cose. E poi capirete che l'italiano è stata la prima lingua straniera che ho imparato a scuola. E fino a 30 anni le ho, no? Eh sì, e se non si è capito è 48 anni che sono qua. Fate le somme voi, fate la matematica. Cioè, allora, il punto qual è? Che questi temi della guerra e della pace, quando ho messo su un gruppo in Calabria, l'ho fatto in queste cose. Poi nei giri che faccio ho incontrato anche Giusy Stanno, no? A luglio. Perché? Perché in alcuni amici e amiche che siamo in Italia, ma proprio, sto dicendo proprio una ventina, non di più, ci siamo detti, ma che facciamo? Leggiamo i giornali per capire la guerra, l'invasione russa. Poi anche tanti amici e amiche che dicevano, ma no, è così, perché ci sono gli Stati Uniti, ci deve essere qualche controbilanciamento. Insomma, noi abbiamo detto, facciamo così, andiamo in Ucraina, e siamo andati più volte a capire chi fa pacifismo di là, perché là l'obiezione di coscienza c'è al servizio militare. Abbiamo scritto anche in Russia, non ci hanno ancora risposto. Abbiamo scritto al governo italiano e il ministro di allora, che ce l'ho qui da qualche parte, che si chiama Di Maio, era ministro degli esteri, ci ha detto di no, poi gli abbiamo detto che noi siamo cittadini italiani, possiamo andare dove vogliamo, e allora abbiamo concordato che lui faceva uno sconsiglio, avevo mai sentito un documento che si chiama sconsiglio, no? Però si vede che c'è, insomma, individualmente ognuno abbiamo scritto al ministero che se ci succede qualcosa di non considerarlo qualcosa fatto agli italiani, ste tifoserie per gli italiani, no? Che va bene, però il mondo è un po' più grande, ecco, no? No, perché se parli di pace non puoi dire prima lei o io, vediamo chi c'è prima, perché siamo tutti primi. Allora, il punto qual è? Che abbiamo pattuito che ognuno, ognuna, scriveva una lettera per dire questo. Quello che ci capita non è una cosa capitata contro l'Italia, ma contro noi, senza mettere testoni, noi ci andiamo lo stesso. Ecco. E perciò dopo nell'ultimo viaggio ci siamo incontrati e lì a me è capitato il primo viaggio per andare a capirsi. Noi abbiamo provato a portare dei viveri, delle cose per curarsi, farmaceutiche. Quando abbiamo scaricato le cose, questi le guardavano e le lasciavano lì, le guardavano e le lasciavano lì, non le prendevano, continuavano a guardare dentro. Insomma, ma che cosa cercate? I cerotti per le armi da taglio, i calmanti, cercavano tutto per le ferite di guerra, perché stava accadendo tutte queste cose i primi mesi, anche perché lì a Bucha, poi a pochi, a,
a 20 minuti da Kiev erano arrivati i carri armati, a 20 minuti, ma non due carri armati, a filena, no? E quelli ci raccontavano che quando loro, la gente, vedendo che non ci si capiva, tu vei là con i fiori davanti a quelli col fucile, tu vei là a cercare di parlare, ecco, questi invece stavano fermi. Allora loro che hanno fatto? Hanno fatto saltare i ponti davanti e dietro. E questi che hanno fatto allora? Per prendere benzina e gasolio hanno preso le automobili, i camion della gente e chi si ribellava li hanno uccisi. E le ragazze ci dicevano, io mi rendevo conto perché non parlavano di volontariato, parlavano, noi ci siamo organizzate, non c'è i gruppi di volontariato, non ci sono in quella guerra lì. Ci sono i come si dice, quelli che volevano la democrazia, quelli che basta che chi diventa, come sta arrivando in questi giorni di elezioni lì in zona, basta presidenti, sindaci, no, dei anche degli oblast, che sono le regioni di loro, no? Basta messi dai russi, basta, basta, basta. Una di voi che ha parlato ha detto il fatto anche che diceva cioè proprio il fatto della paura, il fatto che è vera, che, ma però loro lo chiamavano trauma, cioè andare fuori di testa, non è soltanto aver paura, è l'angoscia, è il non collegare più, ecco, tutte queste cose qui. Perciò abbiamo voluto in pratica capire da chi abita là, se perché rimangono là. E lì abbiamo visto che parlavano tanto di libertà, di democrazia, che vogliamo. Ecco, mi sembrava di sentire le frasi di mio papà e di mia mamma al tempo della guerra. Perché mio padre era del 20, nel 40 è andato militare, mi raccontava che l'hanno messo su un aereo dicendo che li trasportavano a Napoli e sono atterrati, non aveva mai preso l'aereo mio padre, no? E invece era a Tripoli. Perciò, ecco, mia mamma invece era in fabbrica e l'avevano convertito la fabbrica dal velluto, quello che prende la coinca, è il velutificio di Pontoglio, ma si chiama Pontoglio, il mio paese, cioè, e invece a fare le cose per i militari. Però diceva il sabato ci portavano in piazza a marciare, no? E poi in piazza un giorno ci hanno portato, che chissà che giorno era, che hanno detto che entriamo in guerra, e i capipopolo a battere le mani e le operaie e gli operai a dire ma che fanno qui? Ecco, il tema della pace è come il tema dell'amore, della libertà, della democrazia, è un bel tema, e se la pace arriva rimane un patrimonio da rinnovare sempre, come la libertà. Mio padre, che dopo, siccome era stato ferito là, l'hanno portato a curarsi in Italia, era venuto l'8 settembre e è andato con i partigiani. Ecco perché i racconti erano in un certo modo. Ecco, erano in un certo modo, no? Ecco, per dire che se vogliamo parlare della pace, davvero c'è da parlare di una cosa grandiosa che può finire tra un'ora, tra noi qua sopra, se non ci mettiamo d'accordo a un taglio di discussione perché la pace continui. Con la poesia di Trilussa, vedetela, è tremenda, no? Perché se la pace è in mano ai governi, la pace non finisce, continua in un altro modo, la guerra. Per il mercato, per che cosa?
Mi ricordo una volta a Lviv, che noi lo chiamiamo Leopoli. Mi ricordo là un prete, i preti si sposano, e lo dico con rabbia, che sarebbe ora di capire che la gente, no? È gente al completo, siamo persone al completo per tante cose, ma il punto qual è? Quando sono arrivato in Calabria ero direttore Caritas. Mi è venuto un direttore Caritas delle zone qua sopra. Io ero con i blue jeans e la camicia, lui era vestito tutto benissimo da prete e mi ha presentato la moglie. Ha detto, ma aspetta un momento, fammi capire. Era un Arbres. Ah, uno dei paesi Arbres. No, io non sapevo che c'erano gli Arbres. Allora, no, perché capite, a proposito della di la guerra di Piero, sei tentato tra due cose belle. Sparo o non sparo? Vivo io o vive lui? Si chiama dilemma. Tra due cose giuste devi scegliere, o tra due cose sbagliate. Ecco, la guerra ti mette sempre tra due cose sbagliate, che sarebbero giuste. Perciò, come al tempo di mio padre c'era che nel fascismo c'erano tanti spioni, anche della tua famiglia, anche in Ucraina, è così, anche in Russia, è così. Ecco, la guerra è ti disumanizza, ti disumanizza. Perciò la pace va vista davvero come una cosa grandiosa che non è da leggere, è da vivere, è da studiare. Io e questo Adriano, questo mio amico, abbiamo consegnato che non era il tempo del pacifismo. Era fine anni 60, no? Voi capite che a me è capitato di fare guerre in un altro modo, quello del tutti gli scioperi degli anni 60 a me sono capitati pensando di aver ragione, ma avevano ragione anche i padroni, li chiamavamo allora, delle fabbriche, erano loro le fabbriche, perché se non si è capito gli scioperi li fai quando è il momento, poco prima della consegna dei prodotti. Allora metteva in crisi la fabbrica, ma avevano ragione pure loro. La polizia e i carabinieri che venivano, quelli che avevano un programma di protezione, è dal 2002 che la scorta è il programma di protezione. Cioè, l'ha stato lotta contro l'Andrangheta. Sì, perché c'è una guerra anche in Calabria, non soltanto tra stati. Perciò, no. Sì, una cosa così. La comunità Progetto Sud ha tre parole chiave, no? Che le abbiamo detto, che facciamo? Da chi siamo in piedi, chi in sedia a rotelle, chi esce dal carcere, no? E abbiamo queste tre parole. L'emarginazione da superare, la pace da fare sempre, tra est e ovest, quei tempi era Russia-America, no? E il nord e sud, ricordo quei tempi, ero in fabbrica, si diceva nord e sud uniti nella lotta. Se abbiamo capito che l'Italia è una, mentre invece i lavoratori delle ferriere della Calabria li abbiamo assunti noi in provincia di Brescia, nelle ferriere nostre, a fare le armi. Anche qui le facevano, erano state fatte, non solo i binari del treno Napoli-Portici, ma anche i cannoni molto prima di Venezia, con una modalità che i cannoni sparavano più lontano degli altri, dunque Venezia comandava sul mare, cioè sul Mediterraneo. Voi capite che, ecco tutte queste cose, io le ho sempre mescolate. Quella scuola che ho imparato senza la scuola l'ho mixata poi anche con le medie, il ginnasio, il liceo, teologia e la laurea. Cioè, non,
Perché bisogna mescolare le cose? Perché parlare di guerra e pace, se non mescoliamo con la cultura, a mio avviso c'è quelle 100, se sai 10 parole, diceva Don Milani, 100 parole, ma gli altri ne sanno 1000, gli altri comandano su di te. Tu non hai la capacità critica di, ecco. E io queste cose, ecco, le ho portate avanti con gente in sedia a rotelle, gente che esce dal carcere, gente un po' fuori di testa, gente di questo tipo, così. Perché il tema della pace, no? Se bisogna farla tutti i giorni, non basta fare i trattati. Bisogna fare in modo che la gente faccia la pace. Io questo l'ho imparato in dialetto dai miei, perché il parroco di Pontoglio, che era il capo dei partigiani di Pontoglio, e mio padre era dentro, era stato confinato, quando l'hanno capito l'hanno mandato in confino a Potenza. E il mio paese non ha piazza 25 aprile come in tutta Italia. Il mio paese ha piazza 26 aprile, da sola, perché la colonna Farinacci, tornando indietro, in ritirata, il 26 aprile è passata dal mio paese e ha ucciso i giovani. C'è una casa con dentro tutte le ossa dei ventenni, diciottenni, ventitreenni, diciannovenni, perché altrimenti sarebbero stati mandati in guerra. Erano come mio padre alla macchia, cioè, e passando per il paese li hanno uccisi, e li hanno anche sfigurati, tagliato il naso, la lingua, le orecchie, gli cavati gli occhi. Quando la raccontavano si piangeva. Ecco, però che è successo? Hanno messo nelle gabbie uomini e donne e gli hanno fatto il processo popolare. Alle donne hanno rasato i capelli, agli uomini li hanno messi nella sala comunale, chiusi dentro, e il giorno dopo sarebbero stati fucilati. E il 27 aprile, ma i giovani erano stati uccisi il 26. Il parroco è rientrato la sera del 26, ha capito questa cosa qui e si è messo lui il mattino davanti alla porta del comune e ha detto: mi fucilate con loro, perché o voltiamo pagina o facciamo la pace. Ecco, lì ho capito che fare la pace voleva dire che mio padre, con l'amico mio, io abitavo in un vicolo chiuso, eravamo una centinaia di bambini nati tutti dopo la guerra, capire, ci raccontavano queste cose, no? E il parroco, Don Giovanni, no? Ha detto che fucilate anche me, oppure si volta pagina e vi mettete d'accordo e vivete d'accordo. Quello che, quando parlava prima Gianluca, diceva pacificare, che non deve essere un verbo all'infinito, e pacificarsi è un atto da fare adesso, qui, in questa storia. Mio padre aveva la quinta elementare e mia mamma la terza. Queste cose le capivano benissimo e ce le hanno trasmesse. Perciò è per dire che io mi ricordo quando da piccolo ho finito e quando da piccolo, non capendole bene queste cose, no? Però ripetevano, no? Mi ero messo a scrivere Viva la Juve su una parete della chiesa, manco quella davanti, quella a fianco, no?
sono lì che faccio per scrivere, avevo già scritto viva la, ma arriva una sberla, era il parroco, questo parroco qua, no? E io sono tornato da mio padre e gli ho detto: oh, il parroco mi ha dato una sberla, che facevi? E stavo scrivendo, ha fatto bene. Grazie Don Giacomo, grazie. Tutto il commento lo lascio a Gianluca, io non dico nulla. Allora, mia mamma fra pochi giorni fa 90 anni ed è un po' di mesi, forse da quando insomma in televisione vede anche queste immagini tutti i giorni, queste guerre che continuano, che mi dice: ah, voi siete stati fortunati perché la guerra non l'avete vista, non l'avete conosciuta. Mia mamma del 34, lei la guerra l'ha fatta da bambina e ha questa visione, no, del fatto che c'è stato, che è un periodo in qualche misura di grande fortuna che abbiamo, no? Però una cosa che ha detto all'inizio Don Giacomo è che la pace va preservata, va conservata, non si può fare, non si può pensare che sia un bene per sempre, no? Allora, io vorrei sentire invece da Rosi, perché è proprio un'altra generazione, no? E noi abbiamo... vorrei sentire invece un intervento tuo invece su come questo... perché hai fatto questo viaggio? E poi se vuoi ci dici tu qualcosa in più su, anche su quello che hai sentito stamattina. Perché hai fatto e che sensazioni hai? E sì, insomma, il sì, difficile parlare dopo. Non so così. Allora, intanto buongiorno. Perché ho deciso di partire? Ah, allora, io sto cercando un po' di seguire questo percorso, sia per interesse personale che per i miei studi, insomma, e sto cercando di fare nuove esperienze che mi permettano di dare un contributo in generale al mondo e alle persone che ne hanno bisogno. E infatti è stato molto significativo per me, anche perché parlavi di speranza, no? Prima, e mi è venuto in mente che appunto quando poi siamo stati a Kiev, una delle signore che ci ha accompagnato in alcune occasioni, poi quasi tra le lacrime ci ha detto: io stavo pensando di andare via perché la situazione è un po' tragica e quindi stavo pensando anch'io di partire e andare via dalla città, però adesso che ho visto voi che siete arrivati fin qua, quando in realtà potevate stare comodamente a casa, e ho visto che ci sono delle persone che ci supportano, allora voi sì, mi date speranza e quindi sono pronta a restare anche io per la mia città. E secondo me questa cosa è molto importante, cioè proprio è stato proprio bello capire che effettivamente se tu ci sei per le altre persone, e per loro è fondamentale, ecco. E quindi io sono tornata a casa con delle belle sensazioni. E poi, insomma, anche sempre tenendo conto di questa speranza, mi voglio anche collegare un po' a te, Filomena, no? Che hai detto ci sono state solo 80.000 persone a manifestare. Ecco, qui
Diciamo che volevo aggiungere questa cosa, siamo in un momento, parere mio, è un po' forse giovanile, ma insomma è una mia opinione, e che siamo in un momento molto delicato, no, per la democrazia italiana, perché abbiamo visto anche cosa è successo all'ultima manifestazione pro-Palestina a Roma, che purtroppo ci hanno praticamente vietato di manifestare. E molte persone non sono proprio riuscite ad entrare a Roma, hanno bloccato le corriere, insomma, e lì c'era voglia di manifestare. E quindi secondo me in questo caso forse una lancia a favore del popolo, insomma, della mancanza forse di sabato delle persone potrebbe essere anche questo. Ma però vorrei aggiungere che non ci deve scoraggiare, quindi a maggior ragione invito, insomma, tutti a continuare, cioè a non fermarsi davanti a questi ostacoli, anzi, ci sono questi ostacoli, bene, andiamo contro e continuiamo, perché altrimenti non ne veniamo fuori, ecco. Quindi, niente, secondo me sì, l'attivismo è importante, l'associazionismo è importante, invito tantissimo i giovani, tantissimo, per me fa parte ormai della mia vita da tanti anni, insomma, l'associazionismo. A casa in Friuli faccio parte di un'associazione che ormai è la mia famiglia, insomma, però insomma invito tantissimo i giovani, ma soprattutto anche gli adulti, comunque a dare il loro contributo, perché è importante, è importante. Quindi concludo dicendo sì, fate attivismo, ecco, fatelo anche un'ora alla settimana, continuate, non lasciate che questo momento delicato della nostra democrazia prende il sopravvento, no? Combattiamo per avere i nostri diritti, per tenerli e per continuare. E poi un'ultima cosa, poi concludo. E volevo, non lo so, per consigliarvi questo libro che hanno scritto alcuni attivisti che sono partiti con noi, che si intitola Lo sguardo di Alex sulla pace, che è molto molto carino, cioè come libro molto interessante, sulla pace, sì. Gli autori sono diversi, Luca Cirese, Massimo De Maio, Giancarlo Fedeli, Giovanna Grenga, Pinuccia Montenari, e poi c'è Angelo Moretti, questo libro è anche promosso dal MEAN, e Marianella Scalvi e Simone Zoppellaro. E quindi queste persone sono partite con noi e hanno deciso, insomma, di riscrivere questo testo. E lo consiglio perché, insomma, approfondisce l'importanza del dialogo interculturale. E questo, dobbiamo sempre fare riferimento, secondo me, alla connessione, diciamo, la connessione etnica, che è fondamentale comunque. E questo lo ribadisce sempre, lo ribadiva, insomma, sempre anche Langer. Quindi io partirei da qui, dalla collaborazione. Ecco, invito, insomma, do questo spunto di speranza. Grazie. Aggiungo la filosofia per pacificare. Allora, sì, solo una cosa volevo dire a proposito di Rosi, che noi proselitismo associazionistico ne facciamo in continuazione, quindi grazie di aver incentivato anche tu con le tue parole questo. Noi cerchiamo sempre di allargare il mondo del volontariato, non solo per la nostra associazione. Noi diciamo: scegliete l'associazione che più è consona, no? Alle vostre attitudini, alle vostre competenze, ai vostri...
però fate volontariato, entrate in un'associazione, l'abbiamo detto quando abbiamo aperto la sede qui al 23 aprile, l'abbiamo lanciato ancora una volta l'appello. Don Giacomo mi ha richiesto un attimo la parola per aggiungere una cosa, dopodiché io non parlo più, lascio la parola a Gianluca Cantesiani. Noi siamo tornati nei tempi, perché è quasi mezzogiorno, dovevamo chiudere a mezzogiorno e un quarto, chiuderemo a mezzogiorno e 20, diciamo. Quindi io do la parola a Don Giacomo, la riprende Gianluca Cantesiani e l'ultima parola cantata spetta a noi tutti, ok? Va bene, sì, approfitto perché è uscito il tema, la differenza tra pacifismo e pacificatore. Pacifista e pacificatore con lo strumento della non violenza. Non violenza non vuol dire sbregarsi e il mondo va avanti come gli pare. Ecco, diciamo questi gruppi, che queste realtà che andiamo e torniamo dall'Ucraina, cioè siamo gruppi che però si va anche un po' in tutto il mondo, no? Ad esempio, se si fa qualcosa con l'Africa non si va a scavare il pozzo, si raccolgono dei fondi qui, si va là, però il pozzo lo scavano loro. Non si va a costruire le scuole e se facciamo scuola noi e poi cantano in chiesa in latino, no? Cioè cantano e ballano pure, ecco, c'è il fatto di questi aspetti qui. Allora le due parole chiave per pacificare è che, nel tenendo presente che i popoli hanno anche dei governi, dei governatori, delle governatrici, i popoli non sono solo i governatori e le governatrici, no? Ma sono popoli che hanno anche qualcuno o che si è appropriato del potere o che gli è stato. Pensaci tu. Ecco, noi vogliamo andare e fare in modo che dove si va e c'è una guerra o c'è la pace che è sempre in bilico, no? Fare in modo che capiamo che sta accadendo e aiutiamo a capire che sta accadendo. Insomma, al tempo del fascismo in Italia non tutti e tutte si capiva cosa stava accadendo. Nel 2024 in Italia non tutti si capisce cosa sta accadendo. Parliamo chiaro. Allora, il punto è, primo, andare dove c'è la guerra, dove è quasi guerra, dove c'è sfruttamento, dove c'è qualcosa. Per la mia chiesa i missionari e le missionarie si sbaglia quando si va in un posto e si pensa arrivo io, no? E invece che dire vediamo insieme che fare per vivere da liberi, da libere. La seconda cosa, la prima cosa è andare. Non ci siamo fidati dei giornali e delle televisioni italiane sull'invasione russa. Abbiamo voluto andare a chiedere e abbiamo chiesto anche perché sappiamo che in Russia c'è questo aspetto. Quando c'è stata l'invasione russa a Lamezia Terme, insieme alle donne che aiutano in famiglia, badanti tra virgolette, perché c'è una professione, no, non è badanti, si dice badanti, ma non c'è la professione badanti, c'è un altro modo di dirlo, che è assistente domiciliare alla persona, che è una professione, però le badanti, ecco, le badanti di Lamezia Terme, della Russia e dell'Ucraina, abbiamo fatto due manifestazioni della pace, insieme. Poi quando il Papa ha fatto mettere sotto la croce una russa, due donne, e un'ucraina, c'è stato un casino. E quelle della Russia alla Lamezia Terme mi hanno detto non possiamo più venire perché altrimenti in Russia i nostri parenti avranno problemi. Perché c'è anche questo. C'è anche questo, abbiamo smesso. In quel contesto siamo partiti.
siamo partiti, cioè siamo partiti in quel contesto lì, vogliamo andare là a capire quali sono le verità. Ecco, il primo modo è, se vogliamo parlare di pace, andiamo a capire bene che sta succedendo. L'altra cosa è cosa proponiamo. Ecco, questo gruppo che stiamo andando insieme, proponiamo quello che è scritto nel libro, che diceva Giusy e Rosy, che sta succedendo. Sta succedendo che stiamo proponendo dall'inizio quello che aveva proposto Alex Langer, che quel libro lì è giocato su una proposta di Alex Langer, che non basta avere gli eserciti, che vengono diretti da chi comanda. Chi dice di no viene fucilato. Bisogna avere anche la popolazione, però non siamo più per la marcia del sale, non è più il tempo di mettere insieme, come l'India, mettere insieme gli italiani e le italiane. Oppure non è più la marcia di Selma con Martin Luther King, che tanti di pelle nera hanno detto veniamo, e qualcuno anche di pelle bianca, no? Ma oppure quando è successo dopo il muro di Berlino, o per far cadere il muro di Berlino, tutte quella non violenza possibile. In Ucraina la non violenza possibile è impossibile. Con noi è sempre venuto, dalla prima volta all'ultima, uno mandato dal Papa, che non si dice, ma è così. Perciò il nunzio apostolico è sempre venuto e lui parla della non violenza, come parla il Papa, come scelta prima. Ma quando, basta sentire i racconti, moglie stuprata in camera, nel suo letto, col marito ucciso e i figli uccisi, gli altri mariti che devono fare quando sentono questa cosa qui? Le altre mogli che devono fare? Perché alcune sono venute, io avendo aiutato dei piccolini da Chernobyl, no? E poi mio figlio, io sono un bambino in adozione, sennò litighiamo. Però il punto qual è? Che i tempi di Perno, quei bambini erano, i bambini erano amici di Niki, no? Quando c'è stata l'invasione a fare con WhatsApp, si comunicano in inglese, no? Una, ad esempio due sorelle, una è venuta, l'altra si è portata i figli anche della sorella, che ha messo la divisa insieme al marito a combattere. Che gli dici a questa qui, che non doveva combattere? Che gli dici? Ecco, il Papa è d'accordo che la non violenza è fatta di più livelli, perché tu devi essere libero di obbedire e libero di disobbedire. E perciò anche la non violenza deve avere tanti e tante. C'è da lamentarsi se siamo in 100.000 soltanto in Italia. Vuol dire che l'Italia va unificata, sì, ma va anche allineata sul valore della libertà, anche per la democrazia. Perché poi senza democrazia la libertà dove va? Ecco, perciò noi abbiamo una proposta concreta che si chiama, inventata da Alex Langer, proposta Alex Langer, i corpi civili di pace. I corpi civili di pace è che ogni Stato, che oltre ad avere l'esercito, deve dare la possibilità alla popolazione di dire cosa dobbiamo imparare di tattiche di non violenza quando saremo invasi. Aver tutte e due la coscienza di tutte e due queste cose, perché se uno soltanto diventa Martin Luther King,
o diventa Gandhi che è stato ucciso dopo? O diventa l'eroe? Che diventa? Cioè, che cosa si cambia? Cioè, per cambiare ci vuole che anche la popolazione impari quelle cose che ho sentito, gli appunti che ho preso prima. Parlarne per costruirla, la continua pacificazione, e capire che magari anche il bullo potrebbe essere a sua volta un bisognoso che nemmeno ci immaginiamo, come i ragazzini che hanno in mente di imitare il boss e pensano di entrarci dentro per diventare boss. Ma che boss diventi con un boss? Cioè, ecco, il punto è quello lì, che i corpi civili di pace è un'operazione che noi abbiamo fatto a più riprese, discusso con chi è stato eletto a Bruxelles, per portare questo argomento. Poi c'è state le elezioni e adesso stanno ricominciando con i nuovi eletti, a dire: riusciamo a parlare dei corpi civili di pace che non sono armati, perché parlano di pace prima della guerra, in un'altra maniera parlano di pace durante la guerra, e in un'altra maniera ancora parlano di pacificazione dopo che c'è stata la guerra, perché ogni guerra ha sempre i traditori, le traditrici all'interno del paese sottomesso, che ha perso o che ha vinto. Ecco, perciò questa modalità è concretissima, fare in modo che il governo italiano tiri questo discorso a Bruxelles. L'altra volta avevamo fatto l'elenco di chi c'era stato, adesso c'è stato le elezioni, stiamo rifacendo l'elenco, però che voi abbiate parlato nelle scuole, tra con i giovani, eccetera, su questo argomento, ecco, mettiamolo in una logica, in un'ottica costruttiva, guardando avanti, perché davvero la pace non è, si fa. Allora, mi hanno offerto un piatto bellissimo, questo così è facile facile. Allora, provo a dare dei nomi alle cose, dei nomi anche storici. Allora, intanto al Parlamento europeo la legge sui corpi civili di pace c'è, semplicemente sono molti anni che non vengono fatti i regolamenti attuativi, per cui non ci sono, però si potrebbe fare facilmente, per questa è una battaglia. Poi, per darvi un'idea di cosa significa corpo civile di pace, non immaginiamo di persone che vanno buttate nel conflitto tra Russia e Ucraina, perché lì è un po' tardi, diciamo, siamo in una situazione che è andata oltre, ma immaginate se queste persone potessero andare in tutti i paesi vicini, quelli di cui si parla in questi giorni, la Georgia, la Moldavia, e cominciano invece a lavorare per fare un lavoro che è quello che ci ha che alla fine dell'intervento di Rosi, no? Cioè il tenere insieme le diversità, far capire che le differenze sono una ricchezza, ovunque si viva, anche a Praia Mare sono una ricchezza, no? Quindi dico Praia nell'Alto Tirreno Cosentino. E però in quei paesi, andare a fare questo lavoro vuol dire prevenire l'allargamento della guerra, perché quando a un certo punto qualcuno porrà la questione di fare la pace, ci sarà qualcuno che invece userà diciamo degli strumenti per cercare invece di allargare il conflitto, no? Quindi il fatto di prevenire è un'azione concreta perché è l'unico modo per far finire la guerra, ma non nel momento dove stanno in questo momento. Quella è un'azione, la non violenza dice tu devi essere commisurato a quello che sta succedendo, no? Quindi se stai dentro mentre tra le bombe che ti passano sopra, quella non puoi usare delle armi, come dire, che non puoi usare le armi che usi in tempo di pace, no? Cioè sono situazioni armi, no? Interessante, non puoi usare strumenti. Allora, questo è importante perché ci fa capire che in realtà degli strumenti li abbiamo, sono già concreti, e come molti di voi hanno intuito, l'Europa è assente in questo momento, mentre se l'Europa prendesse una posizione, questo aiuterebbe evidentemente a trovare una via, no? Anche diversa.
Tra l'altro il fatto di essere presenti in quei paesi permette di ricucire tante cose. In ognuno di quei paesi intorno all'Ucraina ci sono tantissime persone che in questo momento sono fuggite, che quando torneranno saranno quelle che potrebbero, come dire, ricostruire qualcosa, no? Perché altrimenti è un vuoto assoluto. Allora, tutte le cose che abbiamo ascoltato stamattina hanno un nome, possono essere messe dentro una cornice che storicamente è stata chiamata difesa popolare non violenta. Cos'è la difesa popolare non violenta? Perché Alex Langer era uno dei teorici di questa. Alex Langer viveva nell'Alto Adige diviso tra due culture, no? che storicamente dovevano farsi la guerra sempre, no? E quindi Langer ha rotto questo tabù e ha cominciato a far parlare quelle due parti, no? Questo è il grande valore di, insomma, che viene. Quindi lo sguardo di Alex è questo, no? Di qualcuno che sa guardare a mettere i ponti invece che perché soffiare sulle divisioni è troppo facile, è giocare facile. Queste storie che tutti i giorni ci propinano ai telegiornali o in altre di ci continuano le informazioni, non è mai neutra. Se tu mi racconti solo della guerra, stai soffiando sul fuoco, vuoi che alimentare quel fuoco. Perché non ci raccontano di cosa di tutto quello che sta invece accadendo intorno in Palestina? Sono decine di anni che ci sono esperienze di palestinesi, israeliani e arabi che fanno delle esperienze di pace insieme, di convivenza, deve shalom, ci sono tantissime esperienze. Ci sono almeno 10 o 20 gruppi in Italia che per anni sono andati tutte le estati lì a fare queste, a incontrare, no? Quindi abbiamo anche migliaia e migliaia di persone in Italia che hanno i collegamenti con quei gruppi e continuano a tenerli, no? Allora, la difesa popolare non violenta è fatta. Significa che la democrazia si organizza per evitare, per evitare che all'interno del nostro paese possano esserci le condizioni di aprire una guerra. E per esempio l'accoglienza ai migranti è una tipica pratica di difesa popolare non violenta. Al di là di chi arriva o non arriva, accogliere vuol dire riconoscere il fatto che qualcuno sta scappando da una guerra. Se noi non l'accogliamo, stiamo invece seminando odio, stiamo seminando divisione, no? Quindi in realtà tutto quello che io ho sentito stamattina, anche in campo educativo, in campo di contrasto alla violenza, sono tutte cose che concorrono a costruire una comunità che in qualche modo sa affrontare i suoi problemi, sa capirli, comprenderli. E se dovesse succedere qualcosa per cui andiamo verso un mondo che non ha, che, in cui la pace viene messa a rischio, noi saremo pronti per evitare la guerra. Cosa che evidentemente in Ucraina non è successo questo, perché tutte le storie ci raccontano che negli ultimi 10 anni è stato soffiato, è stato invece creato, diciamo, le condizioni perché scoppiasse poi. Non sono riusciti a farlo questo percorso. Dalla Crimea in poi, no? Cioè le guerre arrivano sempre dopo un percorso, non è che ci sono i dittatori, ma quella è una storia che ci viene raccontata per giustificare tutte le assenze, no, di azioni che abbiamo fatto. Quindi in realtà se noi immaginiamo che tutte le cose che avvengono sono dei processi, se noi tutti i giorni riusciamo a costruire processi di pace, di non violenza, di dialogo, no, questa è la nostra azione reale sulla pace, no? Che possiamo fare. E spesso arriviamo dove non pensiamo di arrivare, perché noi stiamo facendo un'azione qui e in realtà stiamo aiutando persone molto lontane. E non so, adesso credo che, adesso guardo Filomena, ma insomma anche l'associazione vostra a un certo punto ha accolto, no? Durante, subito dopo la guerra,
tantissime persone. Il 12 marzo noi eravamo già attivi al punto luce ad accogliere, prima che il governo si organizzasse, molto prima delle istituzioni, questo lo abbiamo ribadito anche nel nostro bilancio sociale dell'anno scorso. Allora, eravamo pronti già molto prima, noi in una rete di parrocchie e di altre associazioni. Allora io penso questo adesso, che noi, se noi questa parola difesa popolare non violenta, che è una grande parola, però la immaginiamo che a questo punto il tema della pace sceso sulla comunità, questi tre giorni possono servire a capire quanto sia importante tessere relazioni, legami tra le persone, di accoglienza, no? Di riconoscimento delle diversità, delle differenze, di accoglienza di tutte le emarginazioni, delle diversità, perché il tema non è solo quello della pace, cioè tutto quello che accade nella nostra società, se noi abbiamo un approccio aperto e cerchiamo, la società, la comunità è in grado di accogliere qualsiasi cosa se si organizza, perché non è più una persona ma è una comunità che riesce a fare questo. Questo per esempio è alla base del movimento di volontariato italiano. Noi anche a Scalea, anche in Alto Tirreno Cosentino, abbiamo una rete territoriale del MOVI che ha questo pensiero di provare a mettere insieme, no, nella diversità, la possibilità che la comunità sia capace di rispondere alle cose che accadono. Certo, bisogna essere preparati, perché non si può essere, cioè l'idea di essere capaci di mettere insieme le diversità presuppone anche un po' di competenza, no? La minima competenza è quella di almeno di ricordarsi le esperienze che abbiamo vissuto noi. Quando eravamo, cioè la nostra vita è una valigia di esperienze che ci dimostra che ci dà tutti gli strumenti per poter accogliere. Dopodiché quello che sta succedendo è una cosa che forse dobbiamo anche dire, la seconda cosa, poi chiudo. Allora, noi viviamo in una società che ci insegna esattamente tutto l'inverso. Una società, se dobbiamo dire 1980-2024 cosa è successo che l'individualismo ha vinto e la collettività in questo momento è perdente. Chi si occupa degli altri, no, è un illuso, è un sognatore, un idealista, no? Chi si occupa degli altri è qualcuno, diciamo, invece se tu, come dire, l'insegnamento che ci viene dato tutti i giorni, no, dalla cultura dominante, quella che tu ti devi fare i fatti tuoi, che quello, perché separati è più facile essere dominati, separati è più facile che le guerre possano andare avanti senza che nessuno dica niente. Quindi se abbiamo un compito, credo che questo convegno avesse anche questo obiettivo, è dobbiamo rimetterci insieme, dobbiamo provare a dire la nostra su tutti i temi. Dal problema che avete in questa città o in questo territorio, fino ai temi grandi della pace. Ma il metodo è sempre quello, il metodo non violento, che è il metodo che ci diceva Don Giacomo, la pacificazione, che significa noi dobbiamo, qualcuno di voi parlava di riconciliazione, che è un'altra bella parola, no? Ecco, noi dobbiamo in qualche modo avere l'idea che non è solo un obiettivo, ma se noi riusciamo a trasformare la vita quotidiana in questo, noi, la comunità, è in grado a questo punto di affrontare, di far crescere la società. Lasciamo anche un mondo un po' migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché che mondo lasciamo, no? Uno dei drammi, credo, delle generazioni più anziane, come mi ci metto anch'io ormai che siamo quasi, e che mondo lasciamo, no? Quindi è necessario che su questo però abbiamo una coscienza, che chi ha vissuto altri anni sa che non era così 40 anni fa. 40 anni fa c'era appunto 2 milioni in piazza, ma perché erano persone che in qualche modo insegnavano ai loro figli a lottare. Oggi questo insegnamento non è molto difficile che avvenga, no? E su questo hanno vinto loro, hanno vinto quelli che in qualche modo ci hanno rinchiusi in casa e a non occuparsi più di niente. Quindi se io devo dire quello che ho sentito stamattina da tutti i gruppi di lavoro è invece un tentativo di invertire la tendenza. Dobbiamo aiutarci in questo, perché, e dico un'ultima cosa,
quando una società è in questa situazione, noi siamo in una società a rischio, no? A rischio. Quindi le persone che stamattina per qualche motivo sono venute qui devono farsi, devono, come dire, aiutarsi e devono costruire dei legami che permettano comunque, qualsiasi cosa accada in questo territorio, di riuscire ad affrontarla insieme. Questo credo che sia il primo passo alla pace. Se si fa questo qui è molto più facile farlo poi anche aiutare anche la costruzione di una pace anche in altri posti, però dobbiamo iniziare a farlo tutti i giorni qui, con le nostre diversità, con le nostre difficoltà, e la non violenza alla fine ci insegna questo, che bisogna partire un po' da se stessi e non possiamo pretendere che gli altri facciano quello che noi non facciamo. Ricordate la coerenza a mezzi fini che ci dice di Gandhi. E dopodiché non è che è facile, non sarà facile, però questa è la strada. E questo è il passaggio dall'essere pacifisti, secondo me, ad essere degli attivisti, come ci invitava Rosy, degli attivisti di tutti i giorni. Se non vogliamo il sogno attivisti della pace va bene, ma anche attivisti per un mondo migliore, per un territorio migliore, per una qualità della vita migliore, no? Per un benessere di... anche tutti i giorni dei nostri giovani, che come sapete non stanno proprio benissimo, no? Quindi è un dovere che abbiamo in qualche misura.